Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video della vita frenetica del trattorista. Oggi sono qua di nuovo nella foresta pluviale. Sto pescando del liquame, appunto, come avrete già dedotto dalla copertina del video. Ma abbiamo un cambiamento. Cambiato trattore. In questi giorni sto usando il Massey Ferguson 6616, è un motore 4 cilindri, non è più un 6 cilindri come tutti gli altri che ho usato finora. L'allestimento è pressoché identico agli altri trattori che mi avete visto utilizzare fino adesso. L'unica cosa appunto che cambia sono i cavalli, la dimensione generale del trattore, che appunto è un 160 cavalli. Sempre trasmissione a variazione continua, però appunto a 4 cilindri. Qui, come potete vedere, mi si è smerdata tutta la botte, perché questo liquame che sto pescando, praticamente io lo chiamo liquame, ma non è liquame. In pratica è un po' un mix di digestato, liquame vario, eccetera, eccetera. Diciamo che, come vi avevo detto nel video delle botti, che vi invito ad andare a vedere se non l'avete ancora visto, e quella botte qua in teoria la schiuma non dovrebbe farla, e difatti non la fa, o meglio non la fa in tutti i casi. In questo caso la fa, perché si vede che passando dentro nel trituratore qualcosina, qualche rimasuglio di schiuma resta, e appunto andando dentro nella botte io riempio di solito fino a metà bicchierino. Io di solito la riempio fino a metà del terzo bicchierino, ovvero quello là. Però purtroppo prima ero giù un attimo dal trattore e pensavo che il tasto del cardano di fuori andasse, invece non andava. E il tempo appunto di salire sulla scaletta e vabbè, salita un po'. Uscita un po' di schiuma, però comunque non è niente di grave, ecco. E basta semplicemente andare a lavare via la botte con la pulivapor, basta. Cosa che farò stasera o comunque domani in giornata. E niente, vi starete chiedendo come mai appunto c'è stato questo cambio di trattore. C'è stato questo cambio di trattore perché ieri, nella giornata di ieri, stavo facendo dei trasporti. Praticamente era da qualche giorno che mi usciva l'errore, la spia dell'urea. Mi dava un errore sull'impianto dell'urea, sull'iniettore o sul FAP, adesso non mi ricordo, o non ho ben capito. E niente, a forza di continuare, diciamo, ad usarlo, è andato in protezione. Ieri praticamente andavo, per fortuna è successo, per fortuna mica tanto, diciamo così. Però l'ultima botte di ieri non sono riuscito a farla, sono dovuto fermarmi a 4 botti, perché appunto ero in strada a 15 all'ora come velocità massima e ero vuoto per fortuna, e quindi niente, sono andato al campo base e abbiamo fatto cambio trattori. Adesso il 22 là è già da un meccanico e vediamo quando sarà pronto. Quando è pronto tornerò con lui, però ne approfitto per farvi qualche ripresa con la GoPro di questo trattore, che comunque non è male, è una bella macchina. Nonostante sia appunto un 160 cavalli 4 cilindri, non so se si nota dal video, forse no perché non c'è in parte nessun altro trattore per compararlo, però comunque ha una bella stazza e si comporta bene anche con questa botte. Vabbè, non è grossissima quella botte qua, però comunque è sempre un 160 cavalli. E niente, a questo punto io vi lascio a qualche ripresa appunto della GoPro. Ci vediamo dopo.
Niente ragazzi, per questo video è tutto. Spero vi siano piaciute le clip, ho visto che me l'avete chiesta, quindi io cerco di accontentarvi. Mi raccomando, se avete qualche domanda o qualche curiosità, vi invito sempre a commentare. E noi ci vediamo in un prossimo video. Buona serata o buona giornata, dipende quando guardate il video, come dico sempre. E niente, alla prossima. Ciao ciao!